Abbiamo urgenza di risorse minime, risorse che non serviranno per far sopravvivere un ente, ma esclusivamente per le erogazioni di servizi essenziali. Se non sarà raccolto questo nostro appello, se nella manovra finanziaria non si troveranno risposte, sappiate che questi servizi nei vostri territori si ridurranno drasticamente o addirittura si interromperanno e i cittadini che voi rappresentate, che non vivono nelle grandi aree urbane, si sentiranno abbandonati dalle istituzioni e ne chiederanno conto a noi e a voi. Sono estratti della lettera rivolta ai deputati da parte dei presidenti delle province in ordine all'ulteriore taglio previsto per gli enti nella legge di stabilità 2016. Oggi io ho incontrato i sindaci insieme ai tecnici della provincia per ricucire ovviamente quella sfiducia che si genera poi nelle istituzioni quando una legge Delrio mette in crisi ovviamente il funzionamento di una struttura che nel bene e nel male ha operato per 150 anni, le province sono nate prima delle regioni e quindi oggi noi abbiamo ottenuto da parte dei nostri tecnici la possibilità di intervenire questa settimana con un intervento di emergenza sul tratto che va da Lentella a Fresa Grandinari in modo da permettere il passaggio anche dei mezzi pesanti e poi di riprendere un progetto che è già depositato in regione dal 2009, che è stato votato dalla Giunta, ma non è stato mai finanziato. A sedere al tavolo del presidente della provincia di Chieti ci sono i sindaci dell'area di Vasto, che come un bollettino di guerra aggiornano lo stato di danneggiamento delle proprie strade all'indomani delle ultime piogge. Beh, intanto ringraziamo il presidente della provincia che si è messo a disposizione con questo incontro e da lui abbiamo avuto assicurazione che già da lunedì ci sarà un primo intervento di somma urgenza per tamponare le falle più grosse su quella strada, sulla SP e Trignina. Di questo siamo per il momento soddisfatti, anche se noi continueremo con le nostre proteste per sollecitare interventi più di natura maggiore per una viabilità ormai sul nostro territorio disastrata.